Bentrovate e bentrovati. Equinozio d'autunno è iniziata una nuova stagione, quindi buttiamo via il vecchio, tanti prodotti estivi e inizio con questi bastoncini cotonati 300 pezzi in carta riciclata, biodegradabili e compostabili. Penso di averli presi da Eurospin, sono validissimi. Finita questa meraviglia di Lidl, del vecchio Lidl, quando usciva con queste perle, latte e miele erano tre lip balm. La caratteristica era quella di avere un SPF 30. L'ho portato e utilizzato con me al mare anche quest'estate. Peccato perché è una linea che non è più stata riproposta, anche se ho visto che mi avete inviato le foto dei nuovi balm. Sentirete rumore di taglio erba, ma visto la pioggia di questi ultimi giorni, i vicini giustamente tagliano, ripristinano il giardino. L'antiforfora della Sienna alla mela verde. Questo è veramente un buon prodotto che scimmiotta un po' l'head and shoulder, buonissimo promosso. Questo è un solvente senza acetone al profumo di Cocco del Dem Italia, buonissimo, 98% di ingredienti naturali, toglie la qualunque, veramente favoloso. Finito lo spray ghiacciato, questo era una manna, preso grazie a Valentina che saluto. No, non ce n'è più. Profumo di frutti rossi, una nota di menta, rinfrescava in questa rovente estate che ci siamo lasciati alle spalle dopo i temporali degli ultimi giorni. Prodotto fantastico. Il Rossmann è esattamente il gemello del Dem, ma si trova solo in Germania. Favolosa della linea, sempre del Rossmann, la linea madre, diciamo, del Rossmann è Isana. Questo 2 in 1 che è una mousse doccia che ha all'interno anche una body lotion. È un prodotto che fa esclusivamente il Rossmann, forse è uscito qualcosa in edizione limitata al Dem. Fantastico, questa profumazione nuvolosa, zuccherina. Pink sugar, sembrava marshmallow, zucchero a velo, zucchero filato, buonissimo. Ottimo anche non solo per radersi sotto la doccia, se andate di fretta, vi rende la pelle bella cremosa e idratata. Doccia peeling di Balea, questo però non so, forse non mi ricordo se è di quest'anno o dell'anno prima, perché devo smaltire anche un po' dei prodotti che ho in dispensa. Questo è un peeling doccia con particelle sfoglianti, non so se c'era qualcosa al cocco, una polverina al cocco, della noce di cocco per andare a rimuovere le cellule morte, ottimo, ogni tanto lo scrub fa bene. Altro scrub fantastico, uscito in edizione limitata della Essence, questo aveva delle, sì, delle polveri, dei granelli, vedete, di noce di cocco, profumazione buonissima. È uno scrub esfoliante con pietra pomice e polvere di guscio di cocco, una buona profumazione quasi di pesca, buonissima. Io apro sempre le confezioni perché non sembra, ma laggiù in fondo e lo stesso qua rimane sempre del prodotto. Quindi vado sempre ad aprire e a rimuovere il tutto. Finito anche questo peeling doccia di un'edizione limitata di anni fa di Lidl, anni fa, ma questo vuol dire, cioè, non vuol dire aperto anni fa, ma preso anni fa e tenuto di scorta nella mia magica dispensa. Ogni tanto all'occasione tiro fuori quello che mi sconquinfera. In questa linea usciva anche un altro prodotto per lo scrub del décolleté. Era la caffeina perché ce n'era, forse quello per il décolleté aveva una profumazione agrumata che non mi piaceva tanto, tipo di arancia non mi piaceva tanto. Questa era con caffeina e un complesso alle alghe che andava proprio a trattare la zona delle cosce, dell'esterno cosce,
specifica, mi sono trovata bene. In estate non può mai mancare, lo metto nei low cost, il Monoi di Yves Rocher. Queste sono taglie ottimali anche per chi viaggia in aereo, 100 ml. Il gel doccia al Monoi, tutta la linea al Monoi di Yves Rocher è favolosa. Questo era un peeling in olio di balea, questo non mi è piaciuto, anche se con presenza dei sali di Mar Morto, che quindi vanno ad avere un'azione drenante, era troppo presente l'olio e aveva non una buonissima profumazione. Questo non mi è piaciuto, non lo ricomprerò. Sapone mani della Sien al cocco, edizione limitata, niente di che, non era una profumazione intensissima al cocco come spesso a noi piace. Mi sono piaciute più queste due varianti che ho preso da Iper Soap, adesso Piumé, profumo di cocco e anguria. Watermelon. La particolarità è che all'interno avevano dei glitterini che però non rimanevano nel momento in cui voi andavate a lavare le mani. Bello il pack, anche da lasciare così in esposizione sul vostro bagno. Validi. Finita questa crema in edizione limitata all'olio di oliva, buonissima, un'edizione di Lidl Sien, era veramente fantastica, molto leggera come texture, non unta, scorreva benissimo sulla pelle idratandola, fantastica. Altro prodotto che mi piace tantissimo della linea di Yves Rocher è questo siero anticellulite, leggerissimo. Lo potete dare anche in estate quando, vabbè, le temperature eccessive ci rendevano insopportabile qualsiasi tipo di consistenza. Un prodotto più che valido, non fa miracoli. Sapete che dovete sempre seguire una sana alimentazione, fare attività fisica almeno 3 volte alla settimana per avere una gamba ben ossigenata, per evitare ristagni di liquidi. Fantastico. Tutte edizioni limitate che ormai stanno terminando. Questa era la più buona, la mia preferita, al fiore di mandorlo. Questa era una crema viso, pregiato olio di mandorle dolci da agricoltura biologica controllata. Era veramente fantastica. Vedo che rimane un po' di prodotto ai lati, ora così in controluce, anche lei è da andare a tagliare. Questa è un'edizione limitata che esce da Eurospin ed è fantastica. È prodotta da Farmalice. Farmalice è la gemella di Sial, la casa produttrice di detersivi che io preferisco, nella bellissima Trinacria, la Sicilia, Santa Venerina, Catania, Belpasso, se non erro. Sì, è un intimo. pH 4.5 ad azione protettiva, protegge dalle infezioni batteriche e micotiche nel periodo mestruale, della gravidanza e del postpartum. È buonissima. Ci sono vari colori che corrispondono a diversi pH in base alle diverse fasi, diciamo, della donna. Fantastica. Piccolo prezzo, grandissima resa. Il bello che Lidl non presenti più edizioni limitate è che io riesco a terminare quelle che avevo in uso. Questa era una linea, la Nature Best, che usciva inizialmente con prodotti per capelli, poi è integrato anche con prodotti corpo. Questa era una crema disciplinante per capelli da dare sulle punte, anche a capello umido prima di passare phon, piastra, favoloso, con olio estratto a freddo per quanto riguarda la linea verde che era specifica all'avocado. Secondo me nutriente ma non eccessivamente pesante, non andava a rendere il capello grasso. Io mi sono trovata benissimo, era la linea che preferivo, lo preferivo addirittura alla variante al cocco che non mi piaceva tantissimo. Questo era favoloso. Il 95% di ingredienti erano di origine naturale, vegano, dermatologicamente testato, non aveva siliconi, era estratto a freddo, era un olio di avocado estratto a freddo.
Stupendo, stupendo. Forse una delle ultime linee che Lidl aveva fatto uscire, edizione limitata estiva, profumo di spiaggia, di mare, il profumo che vi coglie a inizio stagione quando entrate nei vostri stabilimenti balneari, quella profumazione di mare, di crema solare. Questo era un deodorante fantastico. C'era anche la crema corpo scintillante. Un meraviglioso profumo di sole e di mare, cosa non era questa linea? Questo l'ho finito, mannaggia, peccato. Eccellenti i proteggi slip di Eurospin della linea Amo Essere Eco della Fior di Magnolia, ma sono assorbenti compostabili. È un prodotto a marchio ICEA, dermatologicamente testati, e sono prodotti con il 100% di cotone biologico, favolosi, piccolo prezzo e l'ambiente ringrazia. Finita questa edizione limitata di Essence, questa era una maschera viso idratante rivitalizzante vegana. È uscita questa linea inizialmente, poi è stata riproposta. Adesso non ricordo se nella gamma permanente la trovate ancora, ovviamente non più alla canapa, non diciamo alla canapa fresca d'estate, sicuramente una manna fantastica da tenere in posa 10-15 minuti, risciacquare. Era un po' appiccicosetta, cioè quelle consistenze che vanno rimosse non con un semplice panno, ma con una di quelle spugnette un po' più scrabbanti. Salviette della balea a go-go. Ho nato anche due mascara low cost, questo della V7 faceva Oibò, e pur amando e apprezzando tantissimo i mascara della Essence, questa linea della Wow Sensitive, molto blando, cioè mascara leggero, va bene per andare a fare appunto delle piccole commissioni, non sicuramente da tenere per andare al lavoro, non regge tutto il giorno. Un mascara da tenere a portata di mano in bagno quando dovete risvegliarvi al mattino e stare in casa, non avete grandi programmi per la giornata. Non lo ricomprerò perché non mi è piaciuto tanto. Quando do il mascara, preferisco dare un mascara che si veda, che sia presente, questo bocciatino. Ahimè, tantissima nostalgia per queste edizioni limitate di Lidl, che erano veramente favolose e che non rivedremo mai più. In questo caso le mie scorte, la mia dispensa è stata di grande aiuto. Peccato, peccato davvero, auspicando sempre che la dirigenza cambi e che ritorni a comandare la baracca qualcuno nostalgico come noi. Io vi auguro un buon fine settimana, una buona giornata quando vedrete insomma questo video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!